I banchi della tua chiesa mostrano segni di usura e hai bisogno di trovare fondi per ripararli? Oggi ti spiego come mantenere i banchi in ordine e trovare i soldi per farlo. I banchi della chiesa sono molto più che semplici sedute perché rappresentano un elemento fondamentale dell'arredo liturgico e svolgono un importante ruolo nelle cerimonie religiose. Con il passare del tempo, questi mobili possono subire danni dovuti all'usura, ai parassiti o alle condizioni climatiche. La manutenzione dei banchi della chiesa diventa quindi una necessità per preservare non solo la funzionalità, ma anche l'estetica e il loro valore storico. In questo video voglio indicarti i passaggi fondamentali per mantenere i banchi sempre in ordine, le lavorazioni per la riparazione e il loro restauro e se anche la vostra parrocchia ha la necessità di riparare o restaurare i banchi della chiesa, ma non ha tutti i fondi che servono, ho preparato un documento in cui ho raccolto alcuni consigli utili per una raccolta fondi efficace da realizzare nella vostra comunità. Hai capito bene? Oltre a darti gratuitamente tutte le informazioni per la cura dei banchi, ti suggerisco anche, con idee semplici ed esempi chiari, come fare a trovare soldi per sistemarli. Per avere questo testo ti basterà mandarmi una mail con una breve presentazione, quella della tua parrocchia, che ruolo svolge all'interno della tua comunità e che lavori state pianificando, ed io ti invierò il testo completamente gratis e senza alcun impegno da parte tua, se non un semplice grazie. Prima di intraprendere qualsiasi intervento di riparazione è essenziale valutare accuratamente le condizioni del banco con l'analisi delle strutture portanti, la verifica della solidità del legno, la presenza di parassiti e poi l'identificazione di eventuali danni superficiali come graffi, macchie o scolorimento. Questa è una cosa che potete anche provare a fare da soli, ma se non avete il tempo, la manualità o non sapete come procedere, potete affidarvi alla nostra azienda artigiana. Trovi tutti i contatti sui nostri siti www.savoldi.com e www.savoldi.net. I banchi della vostra chiesa sono sottoposti ad un uso intensivo e un'accurata valutazione consente di pianificare un intervento mirato, evitando che si danneggino ulteriormente, anche perché bisogna considerare che i banchi si usurano nel tempo e per conservarli a lungo e sempre in buone condizioni è consigliata una verifica periodica. Quindi ispezioni periodiche e piccoli interventi di ripristino su banchi in buone condizioni possono prevenire molti dei problemi che altrimenti richiederebbero riparazioni costose. Tutto questo contribuisce alla durata dei banchi nel tempo. Inoltre, la loro pulizia regolare con prodotti specifici aiuta a proteggere le superfici senza danneggiare le finiture originali. Naturalmente non è necessario che facciate tutto da soli. Se non avete tempo, manualità o non sapete come procedere, potete fidarvi a noi. Il nostro laboratorio artigiano si trova a Treviglio, in provincia di Bergamo. Chiamami oggi stesso oppure inviami su WhatsApp le foto dei tuoi banchi e insieme vedremo come possiamo aiutarti a risolvere anche il tuo problema. Il legno è il materiale più comune per la costruzione dei banchi per la chiesa. Tra i più utilizzati troviamo il legno di rovere, il noce e il faggio. Per cui la scelta del prodotto di manutenzione dipende dal tipo di legno e dalla finitura. Oli protettivi, cere naturali e vernici ecocompatibili sono solo alcuni dei prodotti consigliati per mantenere inalterata la bellezza del legno, mentre la protezione contro i parassiti è essenziale e l'applicazione di trattamenti specifici aiuta a preservare i banchi per decenni. Quando invece è necessaria la riparazione, si possono combinare tecniche tradizionali e moderne. In particolare, le tecniche di falegnameria artigianale sono essenziali per sostituire parti danneggiate e riportare il legno alla sua bellezza originale. Spesso i danni più comuni ai banchi della chiesa includono l'indebolimento delle giunzioni che possono venire rinforzate e la sostituzione delle parti mancanti o troppo deteriorate. Le superfici vengono trattate con levigatura e verniciatura, utilizzando materiali che rispettino l'originalità dell'oggetto. Nel restauro conservativo invece l'obiettivo principale è preservare l'integrità storica dei banchi. Questo processo implica l'uso di materiali simili a quelli originali e l'applicazione di tecniche compatibili con l'epoca e lo stile del banco, preservando così il valore culturale del mobile. Altre volte assistiamo anche alla presenza di parassiti, che come spiego in maniera molto approfondita in un altro mio video intitolato «Come i tarli del legno mettono a rischio la tua comunità», possono causare seri problemi sia alle panche che anche alle persone. Alcune riparazioni semplici potrebbero essere gestite con un approccio fai da te, però in questo caso è molto importante essere consapevoli dei propri limiti perché è un attimo causare danni irreversibili ai banchi che potrebbero anche avere un elevato valore storico. Quindi è essenziale affidarsi a
professionisti, perché un restauro professionale garantisce che i banchi vengano riparati in modo adeguato, mantenendo intatto il loro valore e la loro funzionalità per le generazioni future. E se anche la vostra parrocchia ha la necessità di riparare o restaurare i banchi della chiesa, ma non ha tutti i fondi necessari, ho preparato un documento sul quale ho raccolto diversi consigli pratici per realizzare una raccolta fondi efficace. Per averlo gratis, ti basterà mandarmi una mail con una breve presentazione, quella della tua parrocchia, che ruolo svolgi all'interno della tua comunità e che lavori state pianificando, ed io ti invierò il testo completamente gratis e senza alcun impegno, basta un grazie. Inoltre ricevo spesso domande circa la manutenzione dei banchi della chiesa, quindi ho raccolto una serie di domande frequenti che mi vengono poste quando vado a fare i sopralluoghi e che, se ti interessa, potrai trovare nel mio prossimo video intitolato "Domande frequenti sulla cura dei banchi della chiesa". A presto!